immagine che dà qualche televisione nazionale o qualche giornale nazionale, e quindi se li conoscono per quello che della Lega dice la Gruber, o dice Fazio, o dice la Berlinguer, o dice la Ipre, o dice Sky, o il Fatto Quotidiano, o il Corriere, ebbene io sono convinto, vedo qua qualche sindaco, ma vale anche per un medico, per uno studente, per un insegnante, per un vigile del fuoco, legista, quando nel vostro comune non vi conoscono e poi parlano per 20 minuti con voi, alla fine della chiacchierata sono convinto che a molti di voi sarà capitato che vi dicano: ah però, ti ho conosciuto e anche se sei della Lega, sei quasi una persona per bene, sei quasi una persona normale. Insomma, è questa l'immagine stereotipata per cui ho scritto queste pagine per raccontare cosa c'è dietro un sindaco, cosa c'è dietro un elettore, cosa c'è dietro un militante che magari ad Ascoli come a Macerata monta il gazebo dal volantino o è conosciuto in paese come ah eccolo, quello è quello della Lega. Fortunatamente ormai siamo in tanti, siamo alcuni milioni, quindi qua c'è un racconto non di una persona. Sì, uso la persona che si chiama Matteo, ma come potrebbe essere chiunque di voi, per raccontare i miei 34 anni di tessera, perché feci la tessera nel 1990, siamo nel 2024, e solo uno o terribilmente ostinato o trovate voi l'aggettivo per 34 anni prosegue con la stessa passione, con lo stesso ideale. 34 anni di vittorie, di sconfitte, di successi, di cadute, di soddisfazioni, di problemi. Ricordo anche la vittoria delle Marche, i risultati incredibili delle Marche alle elezioni regionali. Ricordo, lo intravedo perché qua c'è un faro che poi vi dico la serata abbronzato più di prima. La vittoria anche a Macerata, mi sembra di vederlo davanti, il sindaco, quindi sono sicuramente soddisfazioni incredibili. Poi scelte difficili e problematiche, che abbiamo pagato caro anche in termini elettorali. Racconto come finisce il governo Conte e poi come comincia il governo Draghi, per intenderci. Mesi complicatissimi, che alle ultime elezioni politiche abbiamo pagato caro. Devo dire che la cosa bella di queste settimane è che io sto trovando tanta gente in giro nei miei incontri, nelle fabbriche, nei cantieri, ieri a Fiumicino piuttosto che a Taranto, che sono andato a inaugurare, che mi dicono con estrema onestà, anche alle presentazioni dei libri, quando poi salgono per una foto, per una firma, e i diversi mi dicono, sicuramente anche in questo teatro, ed è per me la soddisfazione: guarda che Salvini io non l'ho votato l'ultima volta, io l'ultima volta la Lega non l'ho votata perché non mi eravate piaciuti, perché non avevo capito perché dovesse stare al governo con Di Maio, con Toninelli, con Renzi, con Speranza, con la Lamorgese. Qua chi ha fatto militanza sa che era complicato andare al gazebo e spiegare: noi nell'Italia chiusa per Covid, Ascoli, non sono passati 6 anni, Ascoli era chiusa, le scuole chiuse, le fabbriche chiuse, i negozi chiusi, non si poteva uscire di casa la sera o di giorno se non per portare a passo il cane, e c'è stato un numero di cani comprati in quel periodo senza precedenti nella storia, o per buttare l'immondizia. Io vedo nel mio condominio gente che faceva la raccolta differenziata con uno scrupolo che non si è mai più raggiunto negli anni a seguire. E quindi quando ci chiesero: ma voi cosa fate? Entrate al governo o state fuori? Io non ci dormivo la notte, perché probabilmente la convenienza del partito dal punto di vista elettorale era dire: lasciamoli andare al padre, noi stiamo fuori, facciamo opposizione, aspettiamo che sbaglino perché sbagliano, e alziamo il dito dicendo: non va bene così. Il problema è che la Lega aveva e ha ancora centinaia di sindaci, e io da chi gli avrei mandati i sindaci di Ascoli o di Macerata
a risolvere un problema, o quell'imprenditore, o quel commerciante, o quel pensionato. E quindi facciamo una scelta che ci portò a entrare in quella truppa un po' bizzarra, cercando di limitare i danni, e poi l'abbiamo pagata perché molti hanno votato, ad esempio la Meloni, che era all'opposizione, oppure non sono proprio andati a votare. Adesso io sto trovando parecchie di queste persone che mi dicono: sto giro il 9 giugno, torno da voi, perché sull'Europa mi sembra che abbiate le idee più care di altri. Io l'ho ribadito anche oggi, e la Lega è l'unico partito, sia a destra che a sinistra, che può prendere alcuni impegni sapendo di mantenerli. Chi sceglie la Lega alle elezioni europee fa una scelta precisa e mi dà un mandato preciso: noi non faremo mai maggioranze a Bruxelles con la sinistra, con i socialisti, con i comunisti e con Macron. Mai, nessuno. Perché ci siamo arrivati qui, e è colpa anche di un'Europa troppo a sinistra. Oggi qualcuno anche nel centro-destra, così come nel centro-sinistra, ha detto: la nostra candidata a Presidente della Commissione sarà Ursula von der Leyen. Io lo dico oggi e lo ripeto tra un mese: noi non voteremo mai Ursula von der Leyen Presidente della Commissione Europea, perché se siamo arrivati ad avere i problemi di oggi, non li può risolvere con lei che ha guidato la Commissione da domani. Quindi, ma questo non per partito preso, Noi vi dico: no, non voto la von der Leyen perché mi sta antipatica. No, perché se, e nel libro ne parliamo, senza fare, per carità, robe noiose, però quando noi scriviamo più Italia meno Europa, non è uno slogan, perché l'Europa, io me la sono riletta come nasce la comunità economica europea a fine anni 50, l'Europa nasce come un sogno con l'obiettivo di garantire pace, benessere e lavoro. Cioè Alcide De Gasperi non pensava all'Unione Europea che faceva la tassa sulla casa se non è green, o si occupava della carne sintetica e della farina di insetti, oppure imponeva le auto elettriche cinesi per tutti dal 2035. Io penso che De Gasperi e i padri pensassero a una comunità che doveva garantire pace, benessere e lavoro. La domanda che io vi faccio, e che potete fare domani in ufficio a quelli che, ma eri da Salvini, eri nel teatro pieno con Salvini, l'Europa di oggi, la burocrazia europea di oggi, sta garantendo pace, benessere e lavoro? Se la risposta è sì, uno può continuare a percorrere la strada degli ultimi 50 anni, perché badate bene, nella storia del Parlamento europeo i socialisti sono sempre stati la maggioranza. Abili, chapeau, via il cappello a chi per 50 anni, nonostante il cambio dei clima politici, è sempre rimasto in maggioranza e al governo. E se prendiamo questi tre termini, pace, Macron, ancora la settimana scorsa, ha ripetuto che lui non può escludere che dovremo mandare i nostri soldati a combattere e a morire in Ucraina. Dopo di lui l'altro genio arriva, Mario Monti, che dice: sì, è vero, Salvini sbaglia, non si può escludere che dovremo mandare i nostri soldati a combattere e a morire in Ucraina. Io lo dico stasera ad Ascoli senza tema di essere sentito, e lo ripeto fra un mese a Roma o a Bruxelles: noi voteremo contro l'invio di un solo soldato italiano a combattere e a fare la guerra in Ucraina. Mai, mai. E attenzione, noi stiamo sostenendo come Lega e governo il popolo ucraino dall'inizio della guerra. Aiuti umanitari, aiuti militari, aiuti sociali, aiuti economici. Io da ministro sono in contatto con il mio collega ministro ucraino dei trasporti, perché appena finisce la guerra noi siamo in funzione per ricostruire le scuole, le strade, le ferrovie, gli ospedali, appena finisce la guerra. Però questa maledetta guerra dovrà finire. Io non voglio lasciare i miei figli la terza guerra mondiale alle porte. L'Italia non è in guerra con nessuno. E per dire questo, per invocare la pace, mi hanno detto dietro di tutti i colori, a sinistra,
Salvini federato, uno è arrivato a dire che sono un agente segreto di Putin. Figurati, voi stasera ad Assoli state ascoltando un pericoloso agente segreto di Putin, peraltro 51enne, con la pancia, la cervicale e con la pressione alta. Quindi io penso che li selezionino in maniera più oculata gli agenti segreti, non c'è il fisico. Ma pensate a come stanno provando a cambiare il senso delle parole, come scriveva George Orwell, i libri fantastici che sembrano scritti ieri mattina nel 1984, la pace diventa una brutta parola. Perfino il Santo Padre, vi ricordate il mese scorso, quando ha invocato la fine della guerra, è stato massacrato, a lui non hanno dato dell'agente segreto di Putin, per fortuna, però, ecco, la pace noi la vogliamo perseguire ad ogni costo. Qualcuno a Bruxelles sta dicendo che dobbiamo fare debito comune europeo, dobbiamo fare dei bond, dei titoli pubblici di debito europeo per comprare nuove armi. No, amico mio, se dobbiamo emettere dei bond europei, emettiamoli per dare soldi agli ospedali e sistemare gli ospedali, non per comprare bombe, missili e carri armati. Non penso che sia una scelta intelligente. E poi sul lavoro, vengo da Pescara. Lunedì ero a Lecce e a Bari, incontro, faccio un esempio su tutti, sulle direttive europee che stanno mettendo a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Penso alla direttiva Bolkestein, penso al tema dei balneari, su cui proprio nelle ultime ore la Lega ha presentato due emendamenti per garantire il riconoscimento della fatica, degli investimenti e del sacrificio di chi su quelle spiagge marchigiane ci ha investito anni e anni di tempo con i genitori e con i nonni. E io non penso che l'Europa si debba occupare di quello, piuttosto che ditelo a quelli che magari si scandalizzano per il bene Europa, è norma europea approvata, ripeto, dai geni uscenti, quindi dai 5 Stelle, ahimè a pezzi di centrodestra, il fatto che se andrete in un autosalone, in un concessionario auto ad Ascoli, dal 1 gennaio 2035 potrete comprare o vendere solo auto elettriche. Dal 1 gennaio 2035 non si potranno più né comprare né vendere auto a diesel e a benzina. Qual è la piccola differenza tra auto diesel e benzina e l'auto elettrica? E l'auto diesel e la benzina viene prodotta in Italia o quantomeno in Europa. L'auto elettrica ha un paese al mondo che è il principale produttore di batterie, che è la Cina. Noi licenziamo a Torino per far aprire le fabbriche a Pechino. È una bestialità ambientale, economica, industriale, sociale, senza capo di coda. Anche perché i climatisti, era un dibattito con Porro e mi è piaciuto questa definizione, non sono ambientalisti, sono, io li avrei chiamati cretinisti, però va bene anche i climatisti, quelli che vanno in giro a intrattare i quadri, a incementarsi sul cemento, sull'asfalto per non fare passare le macchine e credino di non trovarmi che passo da quelle parti, perché penso che la protesta si debba fare in altre maniere. Non sanno che un'auto elettrica oggi, dal posto alla strada, dalla produzione alla messa in moto, inquina di più, emette di più e costa di più, e viene prodotta dall'altra parte del mondo. Quindi noi possiamo cambiarla questa norma, è una delle priorità della Lega, cambiare questa norma insieme a quella sulla casa. Non so se l'avete colta, cioè loro la chiamano direttiva a casa green. In realtà è una sola, perché vuol dire che se la tua casa non è abbastanza moderna ed energeticamente innovativa, devi cambiare la caldaia, devi cambiare il cappotto, devi cambiare gli infissi, devi cambiare il controsoffitto, spesa media di 40.000 euro a famiglia. Perché più Italia che in Europa? Perché mentre l'Europa sulla casa degli italiani pone una tassa, che noi faremo di tutto per fermare, io ancora oggi al Ministero, con i tecnici, ho lavorato per le riviture finali per il decreto che abbiamo scritto con l'aiuto dei donne, degli ingegneri, degli architetti, dei notai, degli agenti immobiliari. Spero di riuscire a portarlo in Consiglio dei Ministri lunedì,
che fa l'esatto contrario di quello che fa l'Europa sulle case degli italiani. Con quel decreto noi vogliamo andare a regolarizzare, a sanare le migliaia di piccole irregolarità interne che ci sono nelle case di milioni di italiani. La cameretta, il bagno, il pinello, la veranda, il soppalco, la finestra. Ci sono migliaia di famiglie che stanno impazzendo negli uffici comunali perché magari devono vendere casa, stanno cercando di comprare casa e la finestra, ma proprio sono casi documentati, a migliaia, la finestra è di 20 centimetri spostata rispetto al disegno originale. Oppure sto cercando di rogitare, però il perito mi ha detto che quei 6 metri di bagno che magari ha fatto il nonno, una cameretta fatta 40 anni fa perché è nato il terzo figlio non atteso, non corrisponde alla piantina depositata al catasto in comune, e quindi gli uffici tecnici comunali stanno esplodendo di pratiche edilizie, in alcuni casi vecchie di 30 anni, e i cittadini sono prigionieri di questa burocrazia. L'Europa tassa, noi vogliamo liberare le case degli italiani da qualsiasi lingua e da qualsiasi tipo di burocrazia, e quindi sono due diversi concetti di stare al mondo. Non si dovrebbero girare bilanci in primo lavoro, ma se dovesse riassumerci questo primo anno e mezzo nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Assolutamente stimolante, è una bella soddisfazione, ripeto, se sto a questa settimana, lunedì ero martedì a Taranto, che è una città che sta vivendo mille problemi da tanti punti di vista, a dare l'avvio ai cantieri che uniranno due linee di autobus elettrici con diversi quartieri della città, bello, 66 autobus elettrici, piccolissimo problema, nota a margine, noi ci mettiamo decine di milioni perché servono i cittadini per unire quartieri, una città straordinaria, ripeto, che con l'ILVA deve riuscire a uscire da un tunnel. Piccolo problema, ho chiesto, ma dove vengono prodotti questi 66 autobus elettrici? Lascio a voi la risposta. Io arrivo al Ministero un anno e mezzo fa e trovo il bando PNRR che abbiamo per carità ereditato, laddove possibile l'abbiamo cambiato e corretto nel nome del buon senso, laddove le gare erano già state fatte, puoi solo garantire che vengano fatte velocemente in maniera trasparente. Bando fondi PNRR che sono soldi a debito, perché i soldi del PNRR non è che li ha trovati scavando ad Assoli, sono soldi a debito che dovremmo restituire, perché noi stiamo facendo alcune centinaia di milioni di euro di debito pubblico cui impegniamo i nostri figli per comprare 3.000 autobus elettrici. La prima cosa che chiedo ai tecnici quando arrivo al Ministero, scusate, ma di questi 3.000 autobus, le fabbriche italiane a pieno ritmo lavorando su tutti i turni, quanti riescono a produrre al massimo? 1.000. Quindi noi stiamo lasciando ai nostri figli un debito pubblico per produrre 2.000 mezzi che vengono prodotti e vanno a garantire delle fabbriche cinesi. Quindi anche qua non so chi ha messo giù queste norme che testa avesse, però poi peraltro stiamo sbloccando cantieri che sono fermi da decenni, combattendo contro una burocrazia non sempre allineata allo sviluppo. Faccio un esempio senza voler generalizzare, ci sono degli amministratori pubblici, io quando mi confronto con questi pezzi di Stato a volte trovo persone ragionevoli, a volte meno, e sto parlando delle sovrintendenze, perché è chiaro che ci vuole un po' di apertura per capire che un cubo di cemento che mi ferma lo sviluppo di una rete ferroviaria non necessariamente è un bene architettonico da tutelare all'infinito. Io ho degli investimenti in alcune realtà portuali fermi perché qualcuno chiede all'autorità portuale di piantumare con essenze arboree le banchine di cemento di un porto industriale. Ora, quello non è ambientalismo, e quindi, però devo dire che stiamo aprendo opere pubbliche come mai in passato, e io sono contento perché quando vado in quei cantieri, sono stato a
a Verona nella cantiere dell'alta velocità in settimana, ma anche nelle Marche, ogni cantiere che si apre, che diciamo a sbloccare, sono buste paga per gli operai, per gli ingegneri, per gli elettricisti, per gli falegnami, per gli artigiani. Certo, è un mestiere complesso, controvento. Ogni giorno aprono un fascicolo di inchiesta, qui è là e su e giù, perché i professionisti del no sono minoranza, ma molto ben organizzata. È il no TAV, è il no MOSE, è il no alta velocità, è il no nucleare, è il no ponte, è il no... E poi cambiano la maglietta. Io mi sono andato a riguardare le prime pagine dell'Unità degli anni 50, quando i nostri genitori, mio padre del 45, quindi noi, i nostri nonni, costruirono in 8 anni l'autostrada del Sole, 800 km in 8 anni. Oggi in 8 anni forse i chilometri ne fai 8, ai tempi ne fece l'800, oggi l'autostrada del Sole è naturale per tutti che ci sia un'autostrada fra Milano, Bologna, Firenze, Roma, che arriva a Napoli. C'erano anche i no autostrada del Sole ai tempi, ed è curioso andare a leggere, perché quello che dicevano allora negli anni 50 è quello che dicono oggi sui ponti e le dighe: non serve, è uno spreco, costa troppo, non la userà nessuno. Ecco, io penso che voi mi paghiate lo stipendio, vi diate fiducia per superare tutti i gufi, i menagrano e i professionisti del no. E più mi dicono che una cosa non si può fare, più da leghista io vado avanti fino in fondo, perché l'Italia ha bisogno di strade, autostrade, ferrovie, gallerie. Pensiamo all'Adriatica, pensiamo alle splendide Marche e pensiamo ai problemi sia della ferrovia che dell'autostrada, non solo lungo la costa, ma anche in collegamento con gli assi interni. E quindi io ho tanti progetti marchigiani sulla mia scrivania, poi ci dobbiamo dare delle priorità, però vi posso dare la mia parola che non mi fermo di fronte al comitato del no che c'è ovunque, perché se dobbiamo fermarci di fronte a ogni persona che dice no, quindi per carità di Dio, in un anno e mezzo, tanti posti di lavoro creati, sono usciti oggi le statistiche, il 2023 è l'anno record per i posti di lavoro creati in Italia, anche a tempo indeterminato, quindi non la precarietà alla Torinelli, proprio il posto fisso di Checco Zalone, per il tempo. Quindi evidentemente se dai alla gente l'opportunità di lavorare nelle Marche in Italia, la gente che ha voglia di lavorare c'è. E diciamo che a differenza, e chiudo, della mia altra bellissima, me la porto dentro come se fosse ancora attuale, esperienza di un anno al Ministero dell'Interno, diciamo due mondi affascinanti, ho cercato di affrontare due mestieri complessi dotandomi di una squadra di eccellenza, penso con discreti risultati. In un anno di Ministro dell'Interno mi sono beccato 3 processi, per il momento ancora 0. Non voglio menarmela e tirarmela dietro, però basta leggere le cronache di questi giorni. Poi è chiaro che il Ministro dei Lavori Pubblici, per mestiere, che la fa? Incontra imprenditori. Se io devo lavorare su porto, incontro quelli che lavorano al porto. Se io devo allargare un aeroporto, incontro quelli che lavorano in aeroporto. Se devo costruire una diga, incontro le società di costruzioni, gli ingegneri e i professionisti. Qua il mio approccio culturale è che quando qualcuno entra nel mio ufficio, io do per scontato che sia una brava persona. Io mi fido degli imprenditori, dei sindaci e dei professionisti italiani. Se qualcuno a sinistra invece richiede che sia meglio non incontrare nessuno, perché sono tutti dei potenziali delinquenti. Però vivi male quando pensi che la persona che domani incontri al bar ad Ascoli sia lì per fregarti. Io sono fatto in maniera diversa, certo, fra 8.000 sindaci ce n'è uno che sbaglia e prendi della da lui, fra tanti imprenditori, artigiani e ingegneri ce n'è uno che sbaglia e prendi della da lui. Non posso diffidare di tutti gli ingegneri perché una volta uno mi ha fregato. E la cosa grave è che quando qualche operatore di giustizia la pensa così,
e l'ha anche detto, e qualche protagonista, ve lo ricordate, del team di Mani Pulite, che va in televisione a dire come se fosse una cosa normale che non ci sono sicuri innocenti, ma ci sono probabili colpevoli non ancora scoperti. E tu capisci che se si approccia al mondo dell'impresa con questa mentalità, noi non possiamo competere con la Germania, al massimo possiamo competere con la Repubblica del Congo. Io invece mi fido degli italiani. Io penso che gli italiani siano persone del bene e gli imprenditori italiani vadano solo ringraziati per quello che fanno. A proposito di Non mi fermo mai, l'introduzione del libro dal titolo Perché hai il coraggio di sfidare Golia mette subito il lettore dinanzi ad un tema molto forte, ovvero lo sperato, processi di nulla. Cosa si prova a vivere e rischiare sulla propria pelle di una pubblica di carcere? A parte il fatto che ho sentito Roberto Calderoni, venendo qua, ve l'ho menzionato qua, che mi ha dato una bella notizia, oggi c'era la sentenza di Cassazione, dopo 11 anni di calvario giudiziario, l'accusa era istigazione all'odio razziale, dopo 11 anni di aula di tribunale e alcune centinaia di migliaia di euro spesi in avvocati, la Cassazione ha detto non era vero niente. Calderoni è innocente, l'accusa non esisteva, il reato non esisteva. Quindi sono contento per lui, però quello che ci raccontavamo al telefono è: ma se uno non ha i soldi per l'avvocato e non ha la tempra per tenere duro per 11 anni, con la giustizia che abbiamo in Italia, che fine fa? Quindi non è, per carità, voler generalizzare. Sì, io esordisco. La prima pagina per autodenunciarmi del libro è un libro che spero finisca in mano a tanti giovani, anzi mi piacerebbe che voi riusciste, oltre a leggerlo, perché, ripeto, l'ho scritto per la comunità leghista, però non l'ho scritto per dirci tra di noi che abbiamo ragione, siamo bravi, belli, intelligenti. Mi piacerebbe che riusciste a mettere una o due copie di questo libro in mano a qualcuno che non la pensa come noi, e sono sicuro che ce li avete. In ufficio, in comune, in studio, in negozio, ho visto dei ragazzi entrando. Magari ragazzi, prendetene una coppia e mettetela in mano alla prof che non la pensa come voi. Prima fatevi interrogare e prendete un set, poi magari glielo regalate alla fine dell'anno. Aspettate un mesetto, non regalateglielo adesso, quindi per prudenza, sia mai che sia permalosa. E quindi, però, per far conoscere la rete, quindi mi autodenuncio. Sì, è vero, io ho il processo per blocco dello sbarco dalla Open House, nave spagnola con bandiera spagnola che si rifiutò di andare in Spagna e pretese di sbarcare in Italia il suo carico di migranti irregolari, e vai a capire perché al processo non ci va il comandante spagnolo che si rifiuta di andare in Spagna, ma c'è il ministro italiano che dice non potete arrivare tutti in Italia. La sentenza di primo grado l'avvocato mi dice esserci in autunno, quindi settembre-ottobre, l'accusa non è divieto di sosta, l'accusa è sequestro di persona aggravato, rifiuto d'atto d'ufficio, non mi ricordo se c'è qualcos'altro, che per il codice penale prevedono in caso di condanna una pena fino a 15 anni di carcere. Quindi non c'è la multa, la sanzione, la ammenda o 5 mesi. E quindi io aspetto la sentenza, non mi sarei mai aspettato nella vita di finire nell'aula bunker del Tribunale di Palermo. Non so se ce l'avete presente, quella che si vedeva in televisione negli anni 90 e negli anni 2000 per i processi di mafia. Quella enorme, grossa come la prima fila di questo teatro, con delle gabbie, perché lì ci dovevano processare centinaia di mafiosi ed era l'unica aula dove ci stavano tutti. E io sono in un contesto abbastanza impegnativo ed evocativo. Io penso di aver ragione, l'avvocato dice che abbiamo ragione, poi però si alza la giuria, si alza la corte a dire a ottobre colpevole o innocente. Se dicono innocente, come hanno già detto a Catania, sono contento, mi hanno fatto passare due anni non particolarmente brillanti, però va bene così. Se mi dichiarano colpevole,
non so, 1, 2, 3, 4 anni di ad libitum tra 0 e 15, e pensano con ciò di indurmi alla resa e di fermarmi come ministro, come italiano, come segretario della Lega, hanno trovato la persona sbagliata nel partito sbagliato. Quindi lo dico ora per allora, possono anche condannarmi, io lavoro più di prima. Certo, diciamo che il fatto che arrivi in Consiglio dei Ministri entro maggio la riforma della giustizia, che prevede un provvedimento di buon senso, di modernità, come la separazione delle carriere, perché chi accusa e chi giudica non può essere nella stessa stanza, non può avere la stessa carriera. Io sono anche un convinto sostenitore del fatto che, come tutti gli altri lavoratori, anche i giudici, se sbagliano, debbano pagare civilmente, personalmente, per i loro errori. Ecco, magari diciamo che fossi probabilmente più prudente, lascerei che fossero altri a dirlo, io ne sono convinto, controvento, lo dico, magari non mi attiro le simpatie dei tre giudici che poi decideranno della mia libertà, però come metto all'inizio del capitolo, se uno non è disposto a lottare per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui. E quindi evviva la gente che ha coraggio, che non si ferma e che va oltre. Quello era Ezra Pound, peraltro vengo dalla città di D'Annunzio, mi metto a un reset, quindi andiamo avanti superando gli ostacoli senza avere paura della nostra lotta. Ministro, il titolo è la soglia di vita, ovviamente, ma in questo caso io aggiungerei anche le vette. Controvento ha una vetta plurima che ci dice molto di lei, ce la racconti? Sì, sono tre vette. Una alle due persone che mi hanno cambiato la vita 34 anni fa e che mi portano a essere qua stasera, ma portano anche voi a essere qua stasera, perché per me la gratitudine, la lealtà e la riconoscenza non sono a tempo determinato. E quindi nel libro parto ringraziando Umberto Bossi e Roberto Maroni, perché se non avessero cominciato loro a seminare questa voglia di cambiamento, io nella vita avrei fatto altro. La seconda è una grande donna con cui avevamo cominciato un anno e mezzo fa a scrivere un libro che doveva essere scritto a quattro mani, che purtroppo il buon Dio ha chiamato a sé troppo presto, ma che manca terribilmente ad esempio nei dibattiti televisivi, perché era anche lei assolutamente controvento, arguta, mai volgare, ma assolutamente efficace, ed era una delle poche voci di centrodestra che sentivi quando accendevi la televisione. E in parte c'è anche lei in questo libro, e penso a Maria Giovanna Mande, che è stata una grande giornalista e una grande combattente per la libertà. E poi il terzo, nel libro racconto anche i modi curiosi con cui ci siamo conosciuti, perché venivamo da uno da Marte e uno da Saturno, erano proprio due mondi lontanissimi, uno che nella vita aveva fatto, inventato, vinto, costruito tutto, e uno che arrivava, un giovanotto dalla periferia milanese, figlio di due genitori che facevano dirigente, dipiegata, lavoratori dipendenti, senza cognomi famosi, senza nonni importanti, senza grandi risorse economiche, senza possibilità di avere spinte di nessun tipo, che ha fatto le elementari, le medie, il liceo, pubblico come quasi tutti, e quando ci incontrammo ovviamente parlavamo due lingue diverse, e quando mi vide per la prima volta con i jeans, le scarpe da ginnastica, la felpa e la barba, penso che fossi l'antitesi del suo ideale di alleato. Poi ci conoscemmo, l'alleanza politica diventò amicizia personale, e negli anni ho avuto l'immenso onore, la gioia, la fortuna di frequentarlo nel privato, parlando dei figli, parlando di sport, andando in vacanza, andando in Sardegna, andando al suo matrimonio, essendo uno con cui si confrontava e che ogni tanto gli diceva no, cosa a cui penso non fosse granché
abituato, però è meglio dire dei no motivati che non dei sì di Salamelecco, e mi manca molto come amico e manca, penso, tanto all'Italia, anche a quelli che l'hanno insultato, diffamato, processato per 30 anni, e parlo di Silvio Berlusconi, che è stato un grande italiano che rimarrà nella storia. Quelli che l'hanno sfruttato per 30 anni di sé non lasceranno mezza traccia, un granello di sangue. Lui ha fatto tutto, poi dico che sul tema della pace oggi avrebbe le idee chiare, e poi mi manca terribilmente anche da milanista, vista la condizione in cui... A proposito, una menzione d'onore, un ringraziamento speciale, giuro che quando abbiamo prenotato la data di Ascoli non lo sapevo, e ci saranno per i tifosi giuventini che sono presenti qua stasera e che ci saranno, che magari fantozianamente stanno col telefonino acceso sulle gambe per vedere come sta andando. Sono entrato che la Juve stava vincendo 1-0 con l'Atalanta, e quindi spero di dare, ecco, l'applauso, dice che ci sono dei giuventini. Eccezionalmente stasera, solo per i giuventini, visto il sacrificio che fanno, il libro costa il doppio. Solo per... Se andate dal libraio e vi identificate come bianconeri, però i bianconeri sbagliati, visto che siamo ad Ascoli, ve lo faranno pagare il doppio. Cristo, siamo alle battute finali. Poi se c'è Vincentini, a lui il trigo. Gratis per lui. Stasera poi mi sa che devo firmare un po' di libri, devo fare un po' di foto, ma facciamo mezzanotte qua. Comunque non ho fretta, aspetto anche l'ultimo in cima là in alto, e grazie per essere qua, perché penso che di solito veniate a teatro per degli spettacoli, non per parlare di libri e di politica, però questo mi dice che siamo sulla strada giusta, e vedrete che la Lega sarà la bella sorpresa delle elezioni europee di giugno, ne sono convinto. L'aria che sento è questa. Poi nelle Marche avete due ottimi candidati, e fate un applauso ai due candidati che la Lega propone, ai marchigiani Anna e Mirko. Sono Anna e Mirko, è quasi una citazione di Dante, siamo quasi. Poi c'è la terza preferenza che è libera, quindi è per la terza preferenza, scegliete. Poi non voglio parlare dell'ossessione della sinistra, che almeno diciamo che fino a 15 giorni fa, anzi fino a qualche mese fa, ero l'unico pericolo pubblico, e leghista, e fascista, e razzista, e omofobo, e sessista, e troglodita, e ignorante. Adesso, grazie alla candidatura del generale Vannacci, siamo almeno in due a essere pericoli pubblici, e quindi lo ringrazio per condividere con me questo tratto di strada. Ministro, ultima domanda. La frase che ha scelto per il reddito di copertina mi ha fatto letteralmente saltare dalla sedia. Praticamente è un autoritratto dove la parola chiave è passione. Cosa vuol dire avere passione per tutto il suo mestiere? Innanzitutto vorrei ringraziare un'altra persona, poi ripeto, qua facciamo notte, tanto dormo qua e domani presento i candidati, quindi non ho fretta. Volevo ringraziare, perché non lo conoscete e io ho la fortuna di conoscerlo da qualche tempo, chi c'è qua a sinistra, sempre elegante, probabilmente in doppio petto anche a Ferragosto. Roberto Nicolucci è un professore di storia dell'arte che non ha neanche 30 anni. Io sono 28? 29 anni, professore universitario di storia dell'arte, appassionato di arte, proprietario di una casa editrice che edita libri ricercati per me, no, è brutto aggettivo, edita libri innovativi di Napoli,
e devo dire che esibisce con orgoglio, venendo da Napoli, l'Alberto da Giussano come simbolo identitario, cosa che non sempre tutti, ad esempio più a nord, fanno, ed è qui in maniera totalmente gratuita per amicizia, e quindi io lo ringrazio perché è veramente l'esempio che non è vero che ci sono i giovani, quelli di cui parlava la Fornero, che non hanno voglia di fare niente. Ah, peraltro è qua, nonostante tra 11 giorni si sposi. Quindi un applauso anche alla sua futura moglie, che deve avere una pazienza. Nota a margine, la passione è, per me nella vita si deve vivere a 100, ma è questione di carattere. Poi ci sono quelli più prudenti, più cauti, che poi magari hanno meno problemi di me, sono quelli vai avanti tu che mi viene a ridere, vediamo se va bene a te, poi arrivo io. Io non sono fatto così. Se un comandante dice alle truppe all'assalto ci vediamo fra una ventina di minuti, tu capisci che non funziona. Ma questo vale per qualunque lavoro di squadra, non solo per chi fa politica, per chi conduce uno studio professionale, per un insegnante, per chi comanda l'equipaggio dell'ambulanza, della Croce Rossa, della Croce Bianca, che esce in servizio volontario, per i vigili del fuoco. Quindi secondo me il senso di squadra deve dimostrare che tu non chiedi agli altri di fare quello che tu non faresti, non potrei. Io sono a processo, che per carità non mi scompone, però non mi sarei mai sognato di scaricare le colpe su altri, non mi sarei mai sognato di dire no, quell'atto l'ha firmato il mio capo di gabinetto, il capo ufficio, la segretaria, io non c'ero, io non capivo. Per me un uomo e una donna, se hanno la spina dorsale dritta, si devono assumere le responsabilità di quello che fanno dalla mattina alla sera, perché altrimenti non tiri su una generazione. Questo è impegnativo ad esempio da genitore. Nel libro parlo anche della gioia, i miei due più grandi successi non sono il ponte sullo stretto, la vittoria alle elezioni, sono i miei due figli. Quello che se i marziani mi portassero via stasera su un altro pianeta, io lascio qua con maggior orgoglio, sono Federico e Mirta. Certo, col lavoro che faccio, ma questo capiterà anche a tanti di voi che magari per lavoro vanno all'estero, si assentano per mesi. Ecco, la cosa che più mi pesa di questi 34 anni non è la fatica, non sono gli attacchi, le minacce, le botte, i processi, gli articoli di giornale pressoché quotidiani. Guardate le vicende di Genova di questi giorni che stanno coinvolgendo il governatore, l'autorità portuale, gli imprenditori. Tu leggi, ieri c'era un giornale di sinistra, non faccio nomi, Il Domani, che leggeranno in tre, è una sorta di stampa clandestina, penso, un foglio a diffusione condominiale, però di secca perché vanno nella segna stampa, e c'era un mega titolo, due pagine, titolo con foto, perché poi mettono anche, le foto sono anche per me. Il titolo era Le cricche tifano Salvini, che se uno legge il titolo dice poi può. Poi vai a leggere il testo, però gli amministratori sanno che purtroppo molti si fermano al titolo, poi non vai a leggere l'articolo. Nel testo ripetutamente scrivono Matteo Salvini, virgola, totalmente estraneo alla vicenda, virgola. E poi andavano avanti, le cricche tifano Salvini, ma questo vale per qualsiasi opera pubblica, c'è il Fatto Quotidiano di oggi che mette lì mega foto, anche lì bella, sono anche bello con una camicia fatta bene, di fianco all'imprenditore Salini, poi abbiamo la sfiga che i cognomi sono anche Salvini, e io gli farei dei favori perché aprendo cantieri faccio lavorare le imprese, e sul Fatto Quotidiano, ma anche su altri giornali, l'accusa nei miei confronti è che le imprese di costruzioni che lavorano in Italia nei cantieri che stiamo aprendo, cosa fanno? Stanno guadagnando. Pensa che follia, delle imprese che guadagnano, degli imprenditori che guadagnano. Pensa che cretino sto ministro, che
che facendo lavorare la gente fa guadagnare la gente e gli imprenditori pagano gli operai. Quindi più scrivono così e più mi danno voglia di aprire i cantieri e fare in modo che le imprese guadagnino, e gli operai e gli ingegneri e gli elettricisti. Quindi di quello mi interessa poco. La cosa che mi pesa di questi anni è il tempo sottratto ai figli e agli affetti. Quindi non sono un testimonial. Il mese scorso i miei genitori hanno festeggiato 55 anni di matrimonio. Io sono arrivato a 3 e quindi devo mettere insieme una ventina di vite per arrivare a questo. Però d'altronde la vita non sai che cosa ti offre. Quindi spero che crescendo i miei figli capiscano che i sabati e le domeniche o i mercoledì sera che il papà non gli ha dedicato perché era fuori per lavoro, glielo restituisce lasciando loro un'Italia più bella, più moderna, più pulita e più sicura di come non l'abbiano trovata. Quindi spero che il tempo dia ragione di questo. E nel libro ci sono anche vicende personali, Boy Scout che peraltro sono oggetto di quella revisione culturale, di quella cancellazione che certa sinistra europea sta portando avanti, perché la settimana scorsa la notizia che cambieranno il nome anche ai Boy Scout nel nome del politicamente corretto, perché dopo decenni hanno deciso che Boy Scout è discriminatorio, perché è Boy Scout e quindi saranno solo Scout. Questo non è imbecillità, è un progetto che parte da lontano e arriva da lontano. Quelli che stanno riscrivendo le fiabe in cartoni animati di Walt Disney, cambiando anche la fisionomia dei personaggi, quelli che stanno ridisegnando Biancaneve, perché Biancaneve è discriminatoria, perché è Biancaneve, però l'hanno chiamata Biancaneve, perché la neve è bianca, non penso che ce l'avessero con gli altri. Biancaneve. Poi più avanti si va peggio è questa fiaba che io ho adorato, Biancaneve, i 7 nani, e dice Body Shaming, perché i nani, e uno sospende, Biancaneve, i 7 nani, il principe azzurro, bianco pure lui, che oltretutto, criminale seriale, per svegliare e salvare Biancaneve, l'ha baciata senza chiedere preventivamente il permesso perché dormiva. Quindi è una storia di discriminazione sessuale, razziale, fisica. E voi dite, ma saranno delle coincidenze, perché quello che cambia il nome è il colciato, il cretino, quello che descrive Biancaneve è un cretino. Settimana questa c'era questa dotta educatrice culturalmente di sinistra che dice basta, non date più le bambole alle bambine, perché le bambine non devono giocare con le bambole. Adesso io non penso che uno abbia una vita grana se la bambina gioca con le bambole e il bambino gioca a pallone. Poi ci saranno bambini che giocano con le bambole e bambine che giocano a pallone, però pensare che il problema delle future generazioni siano questi o a lanciare come modelli che sembra fosse il nuovo Lucio Battisti, quello che ha vinto l'Eurovision, quello io non l'ho visto sabato sera perché ero a Vicenza alla lunata degli alpini, ho visto anche tanti marchigiani, viva gli alpini, viva le penne nere, e io penso che reintrodurre qualche mese di servizio militare, servizio civile potrebbe aiutare tante ragazze e tanti ragazzi a crescere meglio. E quindi sabato sera ero arrivato in albergo a Bassano per lo strato, anche prendo gli alpini, non è che ti mangi la bistecca sintetica, la farina di insetti o la ti vedi la gazzosa, e quindi è stata una serata impegnativa piena di affetto per la Lega. Però c'era stato, io poi l'ho letto dopo, questo concorso canoro con quelli che hanno vinto i festival di Sanremo in tutta Europa, vinto, ho letto, da questo Nemo, che però non poteva essere chiamato né uomo né donna perché non si riconosce nel sistema binario e quindi non può essere né lui né lei. Pensa alla complicazione di quello che deve premiare, signore, però che assurdo nuovo idolo
perché secondo qualcuno leggevo da un'idea diversa di futuro. Ora io sono rispettoso, tollerante, ogni tanto qualche giornalista cretino pensando di mettermi in difficoltà, ma se suo figlio si fidanzasse con un ragazzo o sua figlia le portasse a casa una fidanzata, lei cosa penserebbe? Io penserei: felici loro, felice io, buona vita. Cioè l'amore non ha contorni, non ha... L'importante è che se un tizio o una tizia decide che non è né tizio né tizia e che bisogna essere tutti fluidi, perché questa è la modernità è fluida, e quindi se c'è un teatro senza i bagni fluidi, l'università senza i bagni fluidi, e quindi è Biancaneve, e quindi Boy Scout, e quindi non si può dire uomo e non si può dire donna, e quindi i bambini vanno sradicati e non vanno condizionati, io dico viva la libertà, però per quello che mi riguarda la famiglia non si tocca, la mamma si chiama mamma, il papà si chiama papà, il nonno è il nonno, la nonna è la nonna, e i figli vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. L'utero in affitto e le adozioni gay nel mio paese non sono pratiche civili. Io intendo di poterla pensare così senza rischiare la galera, perché il mondo che Bruxelles si sta preparando è quello che dire queste cose può configurare un reato. Uno può dire non mi garba, è maleducato, non sono d'accordo, ma sono i regimi islamici quelli che sovrappongono il peccato al reato. Ed è questa l'Europa che ci stanno preparando, l'Europa iraniana. Io non voglio che mia figlia possa un domani essere costretta a indossare il velo islamico, e viva le donne libere di vestirsi come vogliono, di amare chi vogliono, di lavorare dove vogliono. E per questo che è fondamentale, e vi passo perché parlerei ore e ore, però ci sono 200 pagine e lascio le altre curiosità, le altre pagine, è una battaglia di libertà quella del 9 giugno. Non è la scelta, ve lo faccio, scelgo la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, il PD, non è una scelta tra partiti, perché è una scelta tra visioni del mondo, perché purtroppo in mentre centrodestra è unito ad Assoli e in bocca al lupo e Forza Assoli, è unito in Regione Marche, è unito al governo nazionale e si mette ad avanti in pace Ponte Schlein, il governo va avanti per tutti e cinque gli anni che gli italiani ci hanno invitato a andarsi avanti. Quindi il centrodestra unito non si tocca, in Europa però c'è la marmellata. Sono pezzi di centrodestra, con 5 Stelle, con pezzi di centrosinistra. Io vorrei il centrodestra unito anche a Bruxelles, non mi capacito che qualche partito di centrodestra italiano dica preferisco l'alleanza con i socialisti che con la Lega e con gli amici della Lega. Io da italiano, nel mio interesse nazionale, fra Macron e la Le Pen, scelgo tutta la vita Marine Le Pen, senza il minimo dubbio. Scelgo la pace, scelgo il lavoro, scelgo la coerenza. È questo. Quindi vi chiedo in questi 24 giorni di urlare sottovoce, ossimo, col sorriso, che chi non vota il 9 giugno, perché i dati dicono che la metà della gente tra Macerata e Ascoli e Pesaro e Ancona non andrà a votare, perché l'Europa è lontana, è come il loggione là in cima, l'Europa chi se ne frega di quelli là in cima, sono all'ultimo piano, non mi interessano, non mi vedo e non mi vedono. L'Europa ti entra in casa, l'Europa ti cambia la caldaia, l'Europa ti cambia il furgone, l'Europa ti cambia il modo di pensare, perché è fuori legge dire che l'estremismo islamico è un pericolo. Io non ce l'ho con l'Islam, qua dentro ci saranno cristiani, buddisti, ebrei, maltesi, islamici. Io ce l'ho con l'interpretazione fanatica del Corano, che ahimè è l'unico testo sacro che applicato alla lettera dice che la donna vale meno dell'uomo. Non è benvenuto in Italia chi pensa che la donna vale meno dell'uomo, può tornare a casa sua domani mattina e pretendo di poterlo dire,
senza che mi viene del razzista o dell'islamofobo. Ecco, c'è in ballo la libertà di lavorare, la libertà di viaggiare, la libertà di amare, la libertà di pensare. E quindi io per lasciare i miei figli in un paese libero faccio e farò di tutto, ripeto, sempre rispondendo alle idee con le idee. La sinistra ha candidato per rappresentare l'Italia a Bruxelles Ilaria Salis, libero di farlo, oggi gli hanno dato i domiciliari, potrà votare, se ha diritto di farlo giusto che lo faccia, perché siamo in democrazia. Quindi la sinistra dice l'Italia deve essere rappresentata al Parlamento europeo da una signora che oggi ha gli arresti. Io preferirei che l'Italia fosse rappresentata al Parlamento europeo dai marchigiani che lavorano e lo fanno con coscienza. E quindi la scelta è giusta. E vi lascio questi 25 giorni perché veramente possiamo cambiare il corso della storia e vincere le elezioni europee a giugno è una parte del puzzle, perché l'altra parte, che lo scrivo nel libro, e anche qua, guardate bene, la Lega è l'unico partito italiano tra destra e sinistra che ha questa convinzione. Io sono l'unico leader, non mi do del leader, sono l'unico momentaneo segretario che lo dice perché ne è convinto. L'Occidente ha questi mesi per riprendersi la sua identità, le sue radici e il suo futuro, cambiando l'Europa a giugno e spero con tutto me stesso a novembre con la vittoria di Donald Trump e dei repubblicani alle elezioni negli Stati Uniti d'America. Perché noi siamo i fascisti, i razzisti, i leghisti, egoisti, cattivi, a sinistra ci sono i buoni. Guarda caso, quando governano i sinistri in Europa e negli Stati Uniti, scoppiano le guerre. Quando ci sono i democratici a Washington, scoppiano le guerre. E siccome a me le guerre non piacciono neanche nei videogiochi, spero che tornino quella pace, quel benessere, quel lavoro, che sono i valori europei traditi dai presunti europeisti. Quindi spero che non vi annoierete. Buona lettura, buon voto e buona vita a tutti voi. Grazie, perché un piano come questo onestamente non me lo sarei mai aspettato. Grazie, 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 grazie e ancora grazie.